Martedì 11 luglio, dal Vangelo secondo Matteo. Allora Pietro gli rispose: Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne avremo? E Gesù disse loro: In verità io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi per il mio nome riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Molti dei primi saranno ultimi e molti degli ultimi saranno primi. Oggi la Chiesa festeggia San Benedetto, grande monaco, patrono d'Europa. Un uomo che ha saputo veramente essere incisivo nella storia del suo tempo, tant'è vero che a partire da lui è partito tutto un filone di vita monastica, religiosa, contemplativa, attiva, che dura tuttora, i monaci benedettini appunto. Benedetto ci insegna l'importanza di saper parlare al momento opportuno, l'importanza di rimanere solo con noi stessi, davanti al Signore Gesù, l'importanza di non aver paura della solitudine. E la parola che ci viene regalata oggi, che è quella che la Chiesa ha scelto per questa festa, riporta proprio l'attenzione sul fatto che Gesù è il compimento della nostra vita. Intuiamo in filigrana che Gesù che qui Matteo scrive per la sua comunità di giudei convertiti al cristianesimo e quindi fa vedere che Gesù è il compimento, parla delle 12 tribù di Israele, parla della rigenerazione del mondo. E la grande, potenza di questa pagina evangelica, di questi pochi versetti, è quello di farci capire che seguire il Signore non è una rinuncia. Spesso pensiamo che seguire Lui comporti tutta una serie di rinunci. Mi tocca rinunciare a questo, devo lasciare quell'altro, guarda gli altri che cosa hanno, invece che cosa mi ritrovo ad avere io. Quante volte l'abbiamo detto, no? Io Signore ti seguo e pare quasi che capitino tutte a me. Seguire il Signore non è garanzia di vita facile o in discesa. E Gesù lo dice, c'è un lasciare e c'è un trovare. Seguire lui significa lasciare qualcosa per trovare dell'altro. E che cos'è che troviamo? Dice, riceverà 100 volte tanto e in eredità la vita eterna. Dunque, non è solamente un ricevere spostato nell'aldilà, ma qualcosa che è già possibile ricevere qua, 100 volte tanto. Qui però scatta, la nostra scelta di saper vedere questo centuplo che il Signore ci dona. Questo centuplo che Lui offre a ciascuno di noi quando lo seguiamo ogni giorno. Magari non è quello che vogliamo noi, ma è quello che sicuramente Lui vede come per il nostro bene. Allora accogliamo questa parola in questo giorno così importante, probabilmente faremo l'esperienza che ha fatto questo grande santo, di essere benedetti, magari non di nome, ma sicuramente di fatto. Perché tutte le volte che noi accogliamo l'invito del Signore ad andare dietro a Lui, il nostro cuore si riempie della sua pienezza. Può essere che il male ci attiri a contemplare nella tristezza ciò che abbiamo lasciato, ma se il nostro cuore è libero, è capace di vedere tutta quella pienezza che il Signore sul serio ci regala ogni giorno.